nostra richiesta di incontro con la nuova amministrazione comunale ricevuta dal sindaco Angelo Sbrocca nei primi giorni di luglio non ha ricevuto alcun riscontro. Con profonda amarezza e delusione constatiamo questo silenzio, non ci arrendiamo e a breve sarà convocato il consiglio direttivo per valutare strategie di lotta e proteste alternative. La nostra verità deve essere più forte, è scritto proprio così sulla pagina Facebook del comitato di Via Udine e dintorni. Per chi non ricordasse, ma è quasi impossibile dimenticarlo per le tante volte che anche Termoli TV si è occupato della questione, Via Udine è una strada disastrata, una strada che necessita di attenzione e di lavori, voragine ogni 5 metri di carreggiata, un'arteria come detto più volte privata per il comune di Termoli ma con illuminazione pubblica e con il passaggio aperto a chiunque, una di quelle strade di lottizzazione dunque. Il sindaco di Brino poche settimane prima di cadere aveva parlato di un progetto alternativo per risolvere il dramma, ora ci Sbrocca a capo della città e i residenti si appellano a lui chiedendo fatti e soluzioni definitive. Si chiama Pasquale Catalano ed è lui il nuovo allenatore del Termoli Calcio. Nel pomeriggio di oggi il 42enne barese allenerà per la prima volta i giallorossi allo stadio Gino Cannarsa di Termoli. Ex allenatore del Bellaria e residente a Giulianova, il tecnico ha raggiunto l'accordo con i vertici della società proprio in queste ore. È lui dunque l'uomo individuato per sostituire mister Lacava che ha lasciato la società con un passato illustre in squadre di Serie C quali Cavese, Giulianova, Foggia e tante altre realtà professionistiche. Catalano sarà a disposizione per la nuova stagione calcistica.